Luisa Valeriani, presidente Herbert Emilia Romagna, che si occupa di valorizzazione del territorio. Presentavo un tema che è quello della public-private partnership e degli strumenti che vengono utilizzati per finanziare operazioni che riguardano l'illuminazione pubblica o efficientamento energetico degli edifici. Quindi il problema qual è? Il problema è quello di approfondire e definire quali sono le tecniche migliori per portare a termine queste operazioni. Operazioni che, se realizzate con la collaborazione dei privati, possono essere operazioni che devono vedere da una parte tutti e due i soggetti, sia pubblico che privato, in collaborazione tra loro, e dall'altra sono delicate proprio perché, partendo da obiettivi eterogenei, questi due soggetti si devono trovare sul campo neutrale e anche con un obiettivo comune, che è quello di realizzare un'operazione che da una parte consenta una remuneratività sufficiente per i privati e dall'altra consenta di raggiungere l'obiettivo del pubblico, che è quello dell'interesse collettivo. Trovo che questa sia una bella iniziativa perché pone l'accento su una serie di temi che sono, diciamo, ormai all'ordine del giorno, sono trattati spessissimo, molto di frequente, però è vero che sovente sono trattati in maniera superficiale. Io credo che lo sforzo dell'Agenzia dell'Energia sia stato quello di cercare di approfondire tutti questi temi e quindi anche di dare degli spunti pratici per gli operatori, che siano pubblici o che privati.